Quarta corsa del convegno, un doppio chilometro, la categoria D per cavalli indigeni di 5 anni ed oltre. Favorito il pronostico per Gentry di Poggio, 2,86 la quota, 3,60 Gaston B e Gagliardo Tab. Betting piuttosto in equilibrato. Stacco della macchina. Con in lotta Gaston B, Ira Furiosa, Gagliardo Tab e poi Gentry di Poggio. Queste le posizioni. Gaston B ha assunto il comando delle operazioni nei confronti di Ira Furiosa, Gagliardo, Gentry di Poggio. Poi Falcon Trio sposta all'esterno Gentry di Poggio e va a pressare il battistrada. Ai 400 che vanno via in 36, Gentry di Poggio di forza passa su Gaston B, poi Ira Furiosa, Gagliardo, Falcon Trio e il resto del gruppo. Gentry di Poggio leader, adesso cadenza. Con equilibrio l'andatura, il suo interprete. In seconda posizione Gaston B, in terza Ira Furiosa, in quarta Gagliardo Tab. Quando si viene davanti alle tribune, il gruppo si ricongiunge. Muove a largo il numero 1 Falcon Trio, in anticipo sull'8 Ice Dete. 1,16 e mezzo. C'è stato l'anticipo anche di Gagliardo Tab ad Ice Dete, che ha preso la scia del numero 1 Falcon Trio. Gentry di Poggio in vantaggio su Gaston B. Falcon Trio. In corda Ira Furiosa a largo Gagliardo. Quando siamo sulla retta opposta alle tribune, Gentry leader. Gaston ne segue le mosse in corda, come pure Ira Furiosa. A largo rimane in quota Falcon Trio. C'è la terza accennata e poi intrapresa da Gagliardo Tab. A tre quarti della retta opposta, Gentry di Poggio prova la fuga. Da Gaston B, da Gagliardo, da Ira Furiosa. Quando siamo a tre quarti della piegata conclusiva, in vantaggio il favorito Gentry di Poggio nei confronti di Gaston B e Gagliardo Tab. Si entra in dirittura di arrivo, Gentry leader. Gaston B adesso sposta dalla sua scia. Gaston B prova ad andare a prendere Gentry di Poggio, che ha due di vantaggio. Gentry di Poggio in vantaggio su Gaston B, Gagliardo Tab e Ira Furiosa. Gentry di Poggio viene a vincere nei confronti di Gaston B, Gagliardo Tab e Ira Furiosa. 14 e 1 la retta per il vincitore.